La prima foto di mia nipote è spedita via mail, foto digitale. Io ho 2 anni. Qui col filtro seppia. Il mio cervello. Mia madre nel 1965. Mio nonno prima di essere deportato a Dachau. Il mio bisnonno il giorno delle sue prime nozze, 1903. Del mio bisnonno. Assomiglia parecchio a Tolstoi. Il nonno del mio bisnonno. 1860. La fotografia è il passato che ti guarda negli occhi. Passato molte volte senza nome, donne, uomini, bambini, così eloquenti e tuttavia muti, incapaci di dirci alcunché. E tuttavia precise le fotografie nell'assicurarci che quella gente un giorno ha vissuto, ha parlato. Istintivamente, prendendole in mano, si cercano sul retro 2 parole scritte, una data, un nome. Il più delle volte si scopre un timbro a secco con il nome del fotografo che le ha scattate. E noi fotografi? Noi si ha soltanto la certezza che siamo stati là al momento della posa, quando il movimento della vita si è fermato un istante per farsi storia. Con i francesi una convenzione in cui si impegna a trasferire la capitale a Firenze, all'insaputa dei cittadini.
L'annuncio viene dato dalle pagine di un giornale locale, benché il Parlamento fosse lì, nel cuore della città. L'amorosa nutrice d'Italia, dopo aver sfornato il marmocchio, lascia il piano nobile e si ritira in soffitto. Sono arrivato a Torino, è la capitale, io la voglio vedere. Sul treno sono saliti giovani allievi carabinieri come me, tutti quanti del sud. Dicono che la capitale è minacciata dai briganti e io la voglio difendere. All'improvviso si apre il portone e fuori c'è una piazza enorme con al centro un monumento. E nella piazza una folla di gente con bandiere tricolore. Gridano, Torino non si vende. Puntate. Ma che minchia dici? Puntate a chi? A questa gente? Sono questi i briganti? Io non ci capisco più niente. Non ci capisco più niente. Io non ci capisco più niente. Ho documentato tutto. I carabinieri che cominciano a sparare. Ho fotografato la gente che urla. Cade a terra. Ho inquadrato dall'altra parte della piazza i soldati della Guardia Nazionale che non capiscono e sentendosi arrivare addosso le pallottole rispondono al fuoco, uccidendo un carabiniere e 28 dimostranti, centinaia di feriti buttati a terra come carcasse di animali. È la piazza più antica della città, divenuta mattatoio, la prima strage del nuovo Stato italiano. Su te piombò questo inatteso evento che il cuore ti ha spezzato. Come donna che grande ha fatto il suo sposo e poi abbandonato. Così ingrato dell'uomo che dopo la battaglia non tornerà da voi. Voi che per anni avete sopportato di saperlo lontano, aspettando vuota, mentre combatteva, conquistava, adesso si troverà una nuova sposa per i tempi di pace. Ma sempre, e rimarrà nel cuore questo tradimento, sempre. Morirò dalla paura che ogni mio gesto, ogni mia parola, ogni mio figlio si allontani da me, riaprendo la ferita di questo abbandono. Thank you.
nostri soldati italiani che io ho visto morire a Custoza. No. Con la paura che l'inferno si spalancasse sotto i loro piedi. Assordanti nel silenzio sono quelle grida, assordanti, quindi cantiamo, ma se cantiamo, cantiamo forte, 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 ridete, dai, così non le sentiamo più quelle grida. Balla, canta forte, canta, 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 ridete, ridete forte, ridete, che non le vogliamo sentire. Perché fino ad ora pensavo che solo il volto degli uomini parlasse, ma quando l'obiettivo si sposta dal volto alle mani, ecco che si rivela l'universo dell'ingegno. Milioni di gocce di essenza che la fotografia può impressionare prima che vadano perdute. E il fotografo è l'unico in grado di dare voce a quegli uomini il cui monologo è ancora silenzioso. Ma in conclusione, questi operai, che cosa vuoi? Perché gli operai scioperino pure, ma senza lasciare il lavoro. Possono andare in prefettura durante il tempo libero e con un foglio di carta presentare tutte le loro richieste. Adesso insultano i bersaglieri. Gentaglia. Quando vedo quelle coppie d'operai con 7-8 bambini mi viene il malumore. Penso che cosa accadrà domani. Già. Cosa accadrà così? Non si può entrare nella testa del popolo. Il popolo non segue che l'istinto. Non ci sarebbe che una soluzione. La sterilizzazione. Obbligatoria. Lungo la Dora sono sorte le fabbriche. A Madonna di Campagna ci sono le concerie. A Lucento gli opifici tessili. Madonna di Campagna è una città di uomini. Lucento piena di donne. Il caffè lo hai preso? Almeno un caffè lo hai preso. Stacca le mani da lì!
serve anche a te, no? Il nostro tempo è un diritto, e anche il voto è un diritto, e la parità di stipendio e di istruzione, e poter accedere a tutti gli impieghi e difendere i nostri figli. Genere di orrore, l'orrore della cornice, che sempre prende l'artista quando deve lavorare ai margini della sua creazione. È il punto esatto in cui il mondo immaginario confina con quelle altre. Queste riflessioni mi attraversano, portando l'arte della luce nel luogo più oscuro della città, le carceri, accompagnando un ricercatore che studia questi miserabili, riconoscendoli in base ad indagini scientifiche, misurandone la circonferenza cranica, la pressione sanguigna, l'altezza, la fisionomica attraverso la fotografia. Cara madre, io non so se le leggi hanno ragione o torto. Tutto ciò che so è che le mura qui sono molto spesse e che ogni ora equivale a un anno le cui giornate sono molto lunghe. Addio, cara madre, ringrazia per me il dottore e digli che mi auguro di cuore trovi sull'infelice mio cranio quella fossetta tanto da lui agognata. Addio, cara madre, ti amo, tuo figlio. La fotografia ha strappato il sipario della visione, spalancando le porte dei manicomi, delle carceri. Ma se nel far questo avesse svestito l'occhio di pietà e pudore, filtrando attraverso la sua lente scene che non avremmo mai potuto sopportare e che ora ci paiono quotidiane, tutto questo sarebbe terribile. Della vita fotografabile. La prima via
porta alla stupidità, la seconda alla follia. Oggi, durante la grande esposizione, la città è una nave che salpa verso il futuro con le meraviglie della Terra. Mostra un volto nuovo, elettrica, futura, industriale. Le grandi forge che colano il ferro, le presse che stampano la miele. Ma niente rimarrà sulle mie lastre. Di me resteranno soltanto quei timbri a secco e poi un vuoto. Il mio occhio, libero dell'obiettivo, non trattiene più le immagini, ma le lascia scivolare nel grande mare del passato, affinché la memoria le possa ripescare, illuminandole di nuova luce.